Perché sì, Rebecca Sugar disegnava porno. Rebecca Sugar è un personaggio affascinantissimo del mondo di Steven Universe, la creatrice di questa fantastica serie e di una serie un po' più recente della Cartoon Network all'incirca questa. Rebecca Sugar non ha fatto solamente Steven Universe per tutta la sua vita. Se volete guardarvi qualche altro cartone animato di Steven Universe, guardatevi Singles. Carino. Geniale. È senza dubbio una grande animatrice, una grande disegnatrice. E per risolvere giusto qualche dubbio, lei è la creatrice di Steven Universe. No, non è la regista o la produttrice. I produttori sono quelli che danno i soldi. Il regista è quello che decide, beh, che organizza il tutto e che orchestra il film. La creatrice è quella che ha l'idea e che ha l'ultima parola su qualsiasi decisione che può essere presa sulla serie. Come qualsiasi altra persona, nel corso della sua vita ha dovuto fare altri lavori prima di andare a fare la creatrice di Steven Universe. È lei, infatti, ad aver fatto tutte le scene comiche di Hotel Transilvania, il primo, ed è lei che ha disegnato i porno più famosi di Ed, EWD e Eddie. Sono perfettamente reperibili su Google. Vi basterebbe cercare Rebecca Sugar porno, Rebecca Sugar sesso, Rebecca Sugar Ed e WD Eddy. E troverete automaticamente tutti i loro fantastici porno gay. Ma se preferite porno etero, abbiamo Ratatouille per voi. Se ha fatto i porno di Ratatouille. E ci sono anche tanti altri cartoni, quindi andatevela a vedere davvero. E per finire di chiarire la questione su Rebecca Sugar, lei è anche una compositrice, crea le musiche, le canzoni per Steven Universe, ha creato quasi tutte le canzoni di Adventure Time. Pensate a una canzone qualsiasi, bene, è probabile che l'abbia scritta lei. Non mi importa quanto è stupida o quanto è profonda, l'ha scritta lei. In più potrebbe dedicarsi al disegno, alla creazione di qualche personaggio, ma è questo quello che fa Rebecca Sugar. Qualsiasi altra cosa voi abbiate in testa è una cosa diversa. E questo si chiama essere i creatori o semplicemente degli animatori o supervisori dell'animazione. Oppure significa fare porno.